Quando tutti quanti insieme con le nostre diversità si lavora e si tira tutti verso un verso, la barca, visto che parliamo di problemi di mare, la riusciamo a spostare in senso positivo. Voglia di fare gruppo per perseguire un unico obiettivo è la ricetta del successo dell'Isola che vogliamo, l'iniziativa che ogni mercoledì porta in Città Vecchia migliaia di visitatori. Gli organizzatori e gli amministratori comunali questa mattina hanno tracciato un primo bilancio della manifestazione partita il 27 luglio. Siamo partiti con quasi 5-6 mila presenze, siamo arrivati mercoledì scorso, ovvero ieri, a più di 20 mila presenze. È un successo della città, è un successo di una manifestazione che parte dal basso, è importante sottolineare questa cosa, parte da 6 mesi fa, da alcuni amici che hanno scelto di investire tutti i loro stessi personalmente, culturalmente, nel borgo antico, nella città vecchia, e che hanno soltanto voglia di andare avanti e cercare di fare qualcosa sempre più importante per la nostra amata città. È la dimostrazione di come con poco è possibile fare turismo e riceverne già i primi effetti positivi. Da una veloce ricerca tra i commercianti della zona e del borgo è emerso che ogni mercoledì c'è stato un rientro economico di circa 150 mila euro e il prossimo, per sostenere un comparto in difficoltà ma che appartiene al DNA tarantino, ci sarà la Sagra della Cozza. La città vecchia vuol dire pescatori e mitilicoltori. Noi ne siamo orgogliosi, lo diamo spontaneo e con tanta voglia di farlo, perché ci porta anche a rassicurare la gente, anche perché noi le cozze non solo che le diamo depurati con certificati e tutti, ma le diamo anche cotte. Tra le novità di mercoledì prossimo, la proiezione tridimensionale su alcuni edifici storici di luci e suoni, i Videolab 3D, di come sarebbero gli stessi ristrutturati. La rigenerazione urbana, ha detto il vice sindaco Gianni Cataldino, deve ripartire con progetti non faraonici, ma su porzioni di territorio. Soddisfatti gli organizzatori che hanno sottolineato come si sia riusciti ad abbattere un pregiudizio, quello di oltrepassare il Ponte Girevole. In tanti hanno approfittato della maggiore presenza di forze dell'ordine per mostrare con orgoglio a figli e nipoti i luoghi dove sono nati. Per questo l'isola che vogliamo è stata pensata con cadenza settimanale, proprio per renderla continua. Sarà difficile farne a meno.